Benvenuti amici di Arte Italia, monografie di bellezza. Arte Italia fa questi viaggi meravigliosi nella grandezza della bellezza dell'arte italiana. Oggi, il viaggio di oggi ci porta in un piccolo borgo dell'Umbria. 1446, città della Pieve, nasce Pietro Vannucci, che poi sarà famoso con il nome del Perugino. Pietro Vannucci è colui che viene definito il divin pittore, è la star della seconda metà del 400, è il grande pittore che fa da ponte tra il primo rinascimento e il secondo rinascimento, il divin pittore, il meglio maestro, come lo definisce Agostino Chigi, grande mecenate di quel tempo, perché il Perugino era richiestissimo. Ma vediamo un attimo la sua formazione. Lui nasce da una famiglia benestante di Città della Pieve, si sposta, perché i genitori capiscono subito il talento di questo ragazzo, si sposta un pochino a Perugia, ma poi ha il grande salto di qualità. Capisce che deve andare nella città dove l'arte sta pulsando più che altrove, come se lo spirito dell'arte che gira il mondo in quegli anni di formazione si fosse parcheggiato a Firenze. E lui non va in una bottega qualunque, va a formarsi nella bottega, la bottega di Andrea del Verrocchio. Andrea del Verrocchio ne potremmo parlare moltissimo, ma basta vedere la statua che regala in bronzo della incredulità di San Tommaso per vedere questo maestro del Perugino quanto fosse grande. Nella sua bottega insieme a lui si formano Leonardo da Vinci, Domenico il Ghirlandaio, Sandro Botticelli, diremo un grande talent scout dell'arte. La formazione del Perugino a Firenze è molto rapida, è positiva e fruttuosa. Normalmente l'apprendistato di questi ragazzi, quando mi dicono ma come si fa a fare delle opere, dei volti così belli, a manipolare i colori in quella maniera, ecco, c'è una grande differenza tra gli artisti del tempo e la contemporaneità, la vita di oggi. Quei giovancelli ragazzi, quegli adolescenti passavano in una bottega d'arte 14-16 ore al giorno ad osservare la manualità, la gestualità, la maestria di un maestro d'arte. Oggi è difficile pensare che una persona possa stare 16 ore, 14 ore concentrato sullo stesso argomento. Quei ragazzi lo hanno fatto e ne abbiamo visto i risultati. Ecco, questa è l'immagine e l'autoritratto di Pietro Perugino, questo autoritratto che si trova all'interno di un grande affresco che Perugino fece nel Collegio dei Cambi del Palazzo dei Priori di Perugia, ed è il suo viso. Era molto onesto con se stesso, non si abbelliva, non nascondeva i suoi difetti, aveva le gote sempre rosse perché aveva questo piccolo problema della pelle. E ora, dopo aver visto il suo autoritratto, possiamo cominciare ad andare a vedere la grandezza delle opere di Pietro il Perugino, partendo ovviamente da una pittura mitologica come La lotta tra amore e castità. Un'opera che ne contiene al suo interno tantissimo. La trama dell'opera è molto interessante. Gli viene commissionata da una donna eccezionale, viene commissionata da Isabella d'Este. Isabella d'Este è figlia di Eleonora di Napoli, quindi è una Aragone, e ovviamente riesce, per come succede a quei tempi, a contrarre questo matrimonio con Francesco Gonzaga, i marchesi di Mantova, e lei ordina per il suo studio tutta una serie di opere a sfondo mitologico. Ma l'importanza di questa opera, di questa lotta tra amore e castità, è un po' raccontare gli amori imperfetti, gli amori che, come dire, escono da quelle che dovrebbero essere le regole canoniche. E in questi episodi narrati di questi amori imperfetti che vanno, come dire, ovviamente da Atena e Nettuno, Apollo e Dafne, ma in particolar modo vogliamo soffermarci su la regina degli amori e anche degli amori imperfetti. E vi voglio far vedere un particolare che riguarda in questo dipinto il tratto della Venere. Ecco, vedete che il particolare della Venere è decisamente interessante, perché la Venere si trova a dibattersi tra tanti amori. Lei le viene ordinato all'inizio di essere data in sposa a Vulcano. Vulcano non era un granché di bellezza, però era il fabbro degli dèi, era colui che doveva tenere, come dire, un po' in ordine, anche a bada, il carattere molto molto esuberante di Venere. Ma Venere, come sappiamo, si concede degli amori extra matrimoniali,
conosciamo quello con Marte, che è molto conosciuto, molto narrato, ma in particolar modo, per arrivare al nostro Perugino e alla cultura occidentale, dobbiamo raccontare dell'amore che Venere vive con Anchise. Anchise che darà questo amore in dote all'umanità, Enea. E sapete benissimo la storia di Enea, ma adesso poi ci arriviamo nel dettaglio. Cosa succede? Che Venere, insieme a Minerva e Giunone, fanno tra loro, come spesso può succedere tra rivali, una gara per stabilire chi tra loro fosse la più bella. E allora viene chiamato a fare da giudice di questa gara immaginaria e mitologica, viene chiamato Paride, il principe di Troia, viene chiamato. E ovviamente le tre divinità, per cercare di vincere questa gara, fanno delle promesse a Paride, che era il giudice. Ma poi Paride si fa ammaliare dalla promessa che gli fa per l'appunto Venere. Dice: io ti concederò la donna più bella di sempre, la donna più bella del pianeta Terra. E stiamo parlando di Elena di Troia. Elena di Troia che, come sapete nella narrazione, è figlia di Giove e figlia di Leda. Leda era la moglie di Tindaro, il re di Sparta. E quindi questo si avvera. Paride sceglie che Venere delle tre divinità è la divinità migliore e automaticamente la storia prende forma. Paride può rapire Elena, portarla a Troia, e lì ovviamente scatterà quella che io chiamo una tensione emotiva che racchiude tutta la storia della cultura occidentale. Volete una frase per ricordarci che cos'è la nostra cultura occidentale? È molto semplice. La cultura occidentale nasce per un amore per una donna, per una guerra vinta con astuzia, perché poi Ulisse riesce a vincere, a sconfiggere Troia con il cavallo di Troia, come sappiamo, ma la cultura occidentale è un viaggio di ritorno senza fine. Tutta l'Odissea, il desiderio di tornare a casa, ma questa scoperta continua di mondi nuovi. Ecco, questo quadro lo ritroveremo, perché c'è un'attenzione di particolari, un quadro che il Perugino per realizzare impiega svariati anni, non è un quadro semplice, ed ognuno di questi dettagli, io mi sono soffermato su questo di Venere, avrebbe un approfondimento di lungo respiro. Però ecco, ricordarci l'attenzione. Perugino vuole trovare la continuità tra la cultura occidentale classica e la pittura, la grandezza della pittura rinascimentale. E dopo di aver parlato di amori imperfetti, dobbiamo parlare dell'amore perfetto al massimo. E quindi ci spostiamo a fare una riflessione su quello che è sicuramente uno dei capolavori di Pietro Vannucci del Perugino, ed è lo Sposalizio della Vergine. È un quadro che ha anch'esso una storia importantissima, ed è un quadro che io vi dico conosco a memoria. Molte persone conoscono questo quadro, ma ogni volta che ci fermiamo a vederlo è un quadro che ci riempie di emozione, perché ci sono dei livelli. C'è ovviamente la trama, c'è la storia che ci vuole raccontare questo quadro. Piccola riflessione: all'epoca non c'erano la televisione, i giornali, la radio. Se tu volevi raccontare per immagini un accadimento, volevi riprodurre un tuo pensiero, volevi riprodurre un luogo, avevi solo uno strumento, era quello del dipingere. E allora quando Perugino decide di raccontare lo Sposalizio della Vergine, lo fa con il massimo della maestria, con il massimo della conoscenza. Perugia è un luogo incantato, c'è una cattedrale. Voi sapete che c'era una rincorsa alle reliquie che potessero testimoniare la prova provata di Cristo e di tutto il Vangelo. A Perugia, all'interno della cattedrale, c'è una cappella, è la cappella del Sacro Anello, cioè del presunto anello con il quale si compiono le nozze tra San Giuseppe e la Madonna. La Madonna, come vedete, è già in attesa della incarnazione, un altro miracolo del quale, se avremo un tempo in una futura puntata, ne parleremo, cioè il concetto che un essere umano, una donna, è scelta per portare il divino, e la grandezza della narrazione, della perfezione narrativa e rispettosa del Vangelo che compie, del Vangelo di San Luca che compie il Perugino. Vedete,
la scelta di San Giuseppe, è un San Giuseppe molto anziano, lui ha il ramoscello che, come ci racconta il Vangelo, è fiorito e quindi è stato lui il prescelto. Ma perché si sceglie un uomo molto grande di età? Perché la riflessione era quella di dare ulteriore lettura e credito al fatto che San Giuseppe è un marito che però non deve violare la Madonna, perché è vergine e madre di Dio allo stesso tempo, e che quindi Perugino intende identificare con il concetto che probabilmente una persona più avanti con gli anni aveva meno istinti degli altri giovani pretendenti, il rispetto anche lessicale di quei tempi. Gli uomini sono da una parte, le donne sono da un'altra. E poi l'armonia di queste figure, la dolcezza, c'è un clima in tutte queste scene, anche nel secondo piano. E poi arriviamo un attimo alla narrazione della componente architettonica di quest'opera. Bene, c'è un clima di serenità diffusa e i colori che sceglie Pietro il Perugino debbono ricomporre assolutamente la dimensione della serenità, sono dei colori tenui, non sono eccessivamente accesi. E poi la classicità, il fatto della continuità di questa narrazione è molto importante, perché come vedete l'idea della pavimentazione di marmo quadrata e l'idea di questa costruzione che non deve far altro che richiamare il luogo della scena, cioè deve riprodurci quello che era sostanzialmente il luogo principale della narrazione del Vangelo, che è il Tempio di Gerusalemme, che poi troveremo anche nelle altre opere. Anche la storia fisica di questo quadro è molto bello. Al fine del Settecento il quadro viene sottratto dalle truppe napoleoniche, sparisce in Francia questo quadro e furbescamente, permettetemi di dire, viene acquistato da un collezionista, poi da un farmacista. Comunque guardate un po', questo quadro viene ritrovato soltanto, se non ricordo male, nel 1846, guarda caso dopo che il tentativo di Antonio di Canova di riportare quante più opere possibili in Italia dopo le spogliazioni napoletane, e invece esce fuori questo quadro nel 1846, una volta che gli accordi erano giunti e quindi che quello che delle nostre opere era rimasto in Francia non aveva più diritto a tornare. E non a caso, se vi capita di visitare il Louvre, dove ci sono altre opere del Perugino di cui parleremo, quest'opera invece è conservata a Caen, al Museo delle Belle Arti di Caen, in Normandia. Ecco, ci sono un'intera galleria, la Galerie des Italiennes, dove sono completamente esposte opere di pittori italiani che sono arrivate lì in Francia, ovviamente, dopo la spogliazione napoleonica. Un'opera sublime che dovremmo fare in tutti i modi, ma che non potrà esserci restituita. Però la grandezza del Perugino sta anche nella capacità di narrare, un linguaggio artistico che permetteva a persone che senza dubbio entravano in una chiesa, non erano critici d'arti, non erano tutti letterati, non erano tutti dottori, erano persone spesso analfabete, ma grazie a queste immagini sapevano raccontare, saper leggere le storie e gli insegnamenti del Vangelo. Ecco, proseguendo questo impegno nella pittura religiosa di Pietro Perugino, dobbiamo anche parlare un po' dei martiri, delle figure martiri, di coloro che hanno dato la vita per il cristianesimo. E una tappa fondamentale è le pitture che dedica Pietro Vannucci a San Sebastiano. Ecco, San Sebastiano è un'opera di una dolcezza. Vedete, se ci fate caso, la storia di San Sebastiano è molto comune. Lui era un soldato romano, decide di non rinunciare alla sua fede cristiana e viene sanzionato e messo martirizzato, crivellato dalle frecce. Però guardate il momento che ci vuole regalare il Perugino. Vedete che le frecce sono appena arrivate sul corpo, sono le prime due frecce delle tantissime frecce che violenteranno il corpo del santo, ma sono solo due e non è ancora sgorgato il sangue. Guardate lo sguardo, passatemi il termine, dolce, languido, con il quale San Sebastiano si rivolge al Signore, si lascia, si concede, accetta il sacrificio di
di aver donato la sua vita per la sua fede e sta tutto in quel gesto lì. Guardate poi anche quel richiamo alla cultura classica, quando si dice: ma per fare un corpo così perfetto a chi si sia ispirato Pietro Vannucci, il perugino? Si è ispirato a una statua dell'antichità, la statua di Doriforo. Doriforo, la statua venne fatta nel IV secolo avanti Cristo da Policicleto, che era un grande scultore greco. Oggi ne conserviamo una copia di epoca romana che sta per l'appunto nel Museo Archeologico di Napoli, che richiama questa proporzione perfetta della muscolatura. E anche lì, quella statua, in greco Doriforo significa il soldato che porta la lancia, e stava anche quella statua a richiamare la bellezza di Achille, per aiutare il pubblico femminile a dire qual era la bellezza di Achille. Non ci vuole molto, tutti voi avrete visto il film Troia, e ovviamente, guarda caso, a interpretare Achille c'era Brad Pitt. E fermiamoci però anche con gli elementi di contorno, che non sono contorno ma sono sostanza di quest'opera. Ecco, vi voglio far notare, poi parleremo del paesaggio e che cosa richiama. Vedete, sembra un gioco da settimana enigmistica, vedete che questa è una colonna un po' in rovina, è voluta, mentre quest'altra colonna è perfetta. Pietro Perugino ci vuole raccontare che quell'epoca classica è un'epoca che è andata, che noi dobbiamo conservare nella memoria, dobbiamo conservare nella nostra tradizione occidentale, ma che adesso bisogna aprirsi al mondo nuovo, alla nuova concezione dell'arte che il Rinascimento vuole donarci. Guardate la proporzione, la prospettiva perfetta che c'è all'interno di questo paesaggio, di queste colline che degradano in una leggera foschia, e soprattutto che la fede non ha colore. Questo ci vuole dire in questo momento Pietro Vannucci, il perugino. La fede o c'è o non c'è. Nel caso di San Sebastiano lui la identifica in maniera enorme con questo donarsi. Quando si parla di arte, il tempo vola via in una maniera strepitosa. Occorrerebbe fermarlo? Parliamo di emozioni senza tempo, sì, forse è la definizione giusta. Ma il tempo è anche tiranno, e quindi torneremo su questi argomenti, ma è stato importante fare un viaggio nella grandezza di Pietro Vannucci, del Perugino. Era fondamentale farlo, ma anche fondamentale poi proseguire ad analizzare lo stato dell'arte. Cosa succede nell'arte oggi? Cosa succede nell'arte in Italia? Arte Italia, monografia di bellezza.